cari imprenditori, non snobbate nessuno, perché nella vita non sapete mai di chi avrete bisogno. Dico questo perché tante volte sorrido, ci sono imprenditori piccoli o comunque imprenditori di dimensioni ridotte che mi snobbano, magari per il lavoro devi andare a cercarli, devi andare a contattarli, mi snobbano e fanno finta, insomma, di avere un sacco di impegni prima di fissare un appuntamento. Di contro altri imprenditori importantissimi, importanti, noti, eccetera, che con la massima facilità sono accessibili al cellulare, sono accessibili, eccetera. Ora, il comportamento interessante è quello di essere comunque accessibili, perché lo snobbare, attenzione, che deriva da quello che è la sensazione, le conoscenze che tu hai di quella persona che ti sta cercando. Ma sei sicuro che siano quelle giuste? Sei sicuro che un domani quella stessa persona magari non potrebbe diventarti utile? E allora sei tu che vai in cerca di lui. E allora, se lo hai snobbato, non è che avrai un'apertura totale, insomma, no? Quindi cerchiamo di essere sì filtrati, perché altrimenti alla merce di tutti non possiamo essere, però tra di noi, tra imprenditori, non tiriamocela troppo, perché questo è un po' il... non cerchiamo di nasconderci dietro i filtri, dietro le cose, insomma, no? Diamo accessibilità tra di noi, e perché se un imprenditore mi cerca, motivo c'è, voglio dire, no? Magari mi perdo un affare, mi perdo qualcosa, insomma, no? Questo è una regola molto importante da inserire sul galateo tra professionisti e tra imprenditori. Non snobbiamoci, perché non possiamo mai sapere di chi avremmo bisogno.